Siccome non sappiamo che cosa diventerà nel futuro colui che ora ci sembra cattivo, non dobbiamo perdere la speranza che si corregga, né considerarlo un'anima perduta. Non bisogna nutrire ingiustificata fiducia nella propria virtù e guardare gli altri dall'alto in basso. A volte un'anima cade in qualche colpa perché assalita e stordita dai sensi, e se tu, presuntuoso, oserai dir male di essa, sappi che incorrerai nel giudizio di Dio, perché Gesù ha detto: non giudicare e non sarai giudicato.